Si ferma in semifinale playoff il sogno promozione della Rocchese. I ragazzi di Osvaldo Ferullo cedono il passo alla corazzata sanseverinese, che ribalta l'iniziale svantaggio e capitalizza al meglio la superiorità numerica maturata sul finire del primo tempo. Gli ossoblù escono però a testa alta al cospetto di una squadra sulla carta molto più attrezzata e creando comunque diverse occasioni da gol. La cronaca: dopo un tentativo allato di Diapicco dal limite nei primissimi minuti, la Rocchese passa in vantaggio. Napodano ci prova da fuori area, buoni conti, respinge corto e Di Sanza da opportunista in sala. Per i rossoblù è tuttavia gioia effimera, gli Ernini rimettono le cose in pari col solito Ciro De Luca, che al dodicesimo scarica in rete un violento destro dal limite. L'inerzia del gol, la sanseverinese chiama Prisco al doppio miracolo. Al 14esimo l'estremo ospite prima si oppone a Forino, servito da Barbarisi, poi con un riflesso di piede dice di no ancora a Ciro De Luca. Non c'è sosta nel primo tempo, Trapanese alza di testa su cross di Desio, poco prima che sul fronte opposto l'ex di turno di Giacomo, su tiro cross dalla sinistra, mandi la sfera a colpire la traversa. Il finale di frazione e l'accelerazione decisiva dei padroni di casa. Al 40esimo Barbarisi si incunea in area di rigore ma viene steso da Asciuti. Per l'arbitro c'è rigore ed espulsione. Rocchese in 10 e dal dischetto Forino non sbaglia. Dopo arriva anche il tris con una sventola di Carbonaro che sorprende Prisco per il gol del 3-1. Nella ripresa in vantaggio e in superiorità la sanseverinese si limita a controllare, concedendo però diverse azioni alla Rocchese. Al secondo Buoniconti si oppone alla punizione di Desio. Al quarto d'ora è il turno di Amodio, palla deviata in corner. E senza esito resta anche la conclusione di Capuano dal limite dell'area. Ancora Desio prova a riaprire i giochi, ma prima calcia a lato su imbeccata di Parisi. Poi ritrova sulla sua strada Buoniconti a deviargli in corner un altro tiro franco. Ultimissimi minuti l'estremo difensore della sanseverinese guadagna gli applausi dei compagni opponendosi prima al colpo di testa di Montella, poi al destro dell'onnipresente Desio. L'espulsione di Amodio per proteste chiude di fatto l'incontro, con gli Ernini a festeggiare il passaggio del turno, e in finale di girone Forino e compagni se la vedranno con la Calpazio di Mister Bozza.